Ciao, buon pomeriggio a tutti, buon venerdì. Oggi è il primo giorno del mese, il 1º ottobre. E mi riduco ora a girare un video svuota la spesa perché stamattina ho fatto tantissime cose. È una settimana che non esco, che sto a casa, che faccio cose di casa, di qua e di là, perciò sono uscita oggi, perciò devo fare mille cose. La spesa, sono andata pure da quel sapone. Sono passata anche al centro commerciale, sempre al Decò. Ma intanto questo è un video svuota la spesa Eurospin, perché la maggior parte della spesa l'ho fatta lì. Poi vi faccio vedere anche quattro cose che ho preso al Decò e poi vi giro il video di Acquasapone, perché mi mancavano tantissimi, tantissimi prodotti. Allora, parto subito da Eurospin, perché dovevo prendere quattro cose, poi alla fine ho speso 51 euro perché comunque erano cose che poi mi servivano. Poi capita che durante la settimana ci vado una volta a settimana, non è che ci vado sempre. In estate è capitato anche ogni 2 settimane, però ora mi mancavano cose, perciò. Allora, lo scontrino è da qualche parte, comunque ho speso sulle 51 euro. Ho preso questo prodotto che è lavamani, sapone liquido, elimina odori, che l'ho preso anche qui per casa mia, però questo lo porto dai miei, perché questo leva, toglie totalmente l'odore di pesce, di uovo. È veramente un portento perché è a base di, proprio di, come raffigurato, di limone, veramente, ed è anche un ottimo igienizzante, l'odore di cipolla, qui c'è raffigurata di cipolla. E non mi ricordo quanto è costato veramente, non l'ho guardato, ma costava. Comunque le cose di Eurospin costano poco. E questo lo porterò di là. Poi ho preso il deodorante, questo qua è, diciamo, la mia profumazione preferita, il Deo, sempre di Eurospin. Poi ho preso la bevanda di avena, lì nello scaffale era terminata. Purtroppo, forse era perché era in offerta, non l'ho capito, non ne ho trovato manco una confezione, perciò ho preso la bevanda alla soia al cacao, che è buonissima, troppo troppo buona. Ho preso anche dei surgelati che vi farò vedere dopo. Poi ho preso per mio marito questi sottaceti sott'olio, melanzane sott'olio alla contadina, questi. E poi ho preso anche un altro tipo di sottaceti, questi sono i carciofini, carciofi interi. Questi qua sempre della Delizia del Sole. Poi ho preso sempre per lui la bevanda di mandorle, perché ancora qui in Sicilia fa caldo, fa umidità e lui non vuole il latte cucinato, ma si beve il latte di mandorla ancora tipo come in estate, perché veramente qui fa caldo. È un paio di giorni che fa tra nuvoloso e sole, però c'è caldo. Poi ho preso i ciocchi di avena della Moestra, che sono ottimi. Ho preso, mamma mia, una confezione di veline, queste qua di Eurospin. Poi queste ve le faccio vedere dopo, perché è una novità. Ho preso poi degli avocadi che mi voglio fare quando saranno maturi, l'avocado toast, che è molto buono, oppure mangiate anche così l'avocado, è buono. Non sono maturi, perché ancora io toccandoli non li trovo maturi, ne ho preso tre. Poi c'ho anche cose in frigo che vi devo mostrare. Poi ho preso la simile carta Scottex, che non è Scottex, i rotoloni, cioè ho preso questi perché sono proprio molto, sono maxi, ecco, c'è scritto pure qui, ed erano in offerta. Questi qua, qualcuno mi diceva di segnarmi, diciamo, i prezzi, però io dopo devo fare altre cose, non ho il tempo di mettermi qui dietro ai video. Scusatemi, tanto sono prodotti che costano pochissimo, non sono prodotti di supermercati italiani che magari costano non so quanto, perciò più o meno vi regolate.
E poi oggi c'era una promozione, oggi e domani, che questo video ve lo metto oggi anche se ora già è pomeriggio, che con 30 euro di spesa più 1 euro vi davano in omaggio una padella, che ora ti farò vedere dopo. Allora, come novità, che si avvicina al periodo invernale, ci sono le simili Yankee Candle. Allora, queste qua, che forse hanno cambiato il marchio perché non mi pare quello dell'anno scorso. Insomma, questa zona grande che si avvicina molto all'originale Yankee Candle. Questa ho preso, c'era, ho visto nell'isoletta, c'era l'odore, diciamo, la profumazione agli agrumi, queste frutti di bosco e alla vaniglia. Io ne ho prese due, costavano queste, me ne ricordo, 4,99 a giara. E ne ho prese per ora due, poi ne prenderò altre, perché io le adoro. Ma dov'è l'altra? Ah, qua c'è l'altra candela. Sono costate 4,99. Ora un attimo stacco e vi prendo i surgelati freschi, vi faccio vedere un attimo. E rieccomi, allora ho preso le cose dal freezer, ho preso due buste di totani alla romana che io li faccio al forno e sono buonissimi, sono pastellati. Poi ho preso, questo da frigo, lo yogurt greco Pathos al cocco, che poi quando ho tempo mi devo fare il porridge, che l'ho visto fare ad una ragazza su un video. Il porridge e poi un po' di yogurt greco, ci metteva pure la frutta, ma io non so se la metterò. E poi le aveva il, diciamo, il burro di arachidi, che a me piace tanto, però poi fa male, non ne compro più. Allora, poi ho preso le quattro pizzette margherite, queste cotte in forno a legna, per averle in casa sono ottime, se una non ha di che farsi la sera. Sono buonissime. Poi ho preso tre pacchi di queste pizze, pizza alta margherita, che la conoscete, io la prendo sempre ed è buonissima, anche se in offerta c'era il trancio, ma io ormai ho provato questa e mi prendo questa. Poi ho preso diciamo, i cornetti simili all'algida, ma sono alla soia della fior di natura, senza lattosio, senza, penso, glutine, non lo so. Insomma, sono senza lattosio. Questi qua. Poi ho preso uno stracchino senza lattosio, ho ripreso queste cotolette di spinacio che mio marito l'altra sera sono piaciute tantissimo, cioè le ho riprese. Ho ripreso, che mi è piaciuto tantissimo, stasera lo farò una porzione anche a mio marito, ma lo mangerò pure io, il couscous, questo preparato che è troppo troppo buono, e una confezione per lui. E poi ho preso una novità per me, che io non ho mai mangiato questa cosa già fatta, ma una volta l'ho fatta io, la vellutata di zucca con carota, 600 grammi, qualche sera la farò. Questa si deve riscaldare ed è molto buona. Ora vi faccio vedere il regalo che davano con 30 euro più 1 euro di spesa. Questa qua, che loro la chiamano saltapasta, qualcosa del genere. Saltapasta, ma è una padella che una può usare per fare anche altre cose, diciamo, sempre buona da averla, perché io veramente ne ho solo una buona. Questa non lo so se è proprio di qualità ottima, se è antiaderente, io me lo auguro. Comunque, questa è la spesa di Eurofini, che ora mi accingo a posare subito le cose nel freezer e dopo vi giro il video di acquasapone. A presto, ciao.